Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente un nuovo video. Allora ragazzi, oggi sono entusiasta perché voglio condividere con voi un prodotto che sto amando alla follia. Chi mi segue sui social, chi insomma, mi segue ai miei eventi, ai miei incontri, chi mi conosce, anche le mie amiche, sa benissimo che mi sono innamorata in questo periodo di un prodotto un po' particolare. E precisamente voglio parlarvi del rossetto Marilyn di Mulac. Non ci credo quasi di averlo tra le mie mani. Allora, ragazzi, è già da tantissimo tempo che sento parlare appunto della Mulac. La Mulac, appunto, la Mulac Cosmetics è un'azienda nata dal genio creativo della bellissima, nonché bravissima beauty blogger e youtuber, la Sindina. Cindy. Allora, ha deciso di creare lei stessa una sua linea di make-up, come tra l'altro stanno facendo molte youtuber famosissime, proprio perché ha un'ideologia di trucchi colorata particolare, anche un po', come dire, stramba, nel senso che comunque, per quanto riguarda i rossetti e non solo, ha una categoria di colori molto sorprendente. Non tratta i classici colori, anche, ma non solo, ma anche dei colori molto strong. Allora, ragazze, io ho ordinato, tra l'altro, non solamente il rossetto, ma ho ordinato anche altri due prodotti di cui ho fatto appunto la foto. Quindi ho ordinato sia sì, due prodotti per l'highlighting e il contouring, sempre del Mulac, che più appunto il Marilyn. Allora, vi faccio vedere con il vostro ordine, appunto, vi arriva il cartellino dimostrativo dei rossetti, tra l'altro veramente molto chic. Con appunto la descrizione, cioè i colori, appunto su riportato i colori, e precisamente sono 12 colori attualmente, e sempre in edizione limitata perché hanno avuto appunto un boom pazzesco. Troveremo altri due colori, ovvero Scrooge e Santa Claus, che sono stati appunto due rossetti che la Cindy ha lanciato appunto sul mercato per il periodo natalizio. Però attualmente li troviamo appunto sul sito della Mulac Cosmetics a 12,90 euro. Allora vi dico brevemente cosa ne penso. Innanzitutto lo adoro. Io ho provato solamente il Marilyn, adesso ve lo faccio vedere. Allora, appunto, il packaging, già anch'esso è molto, lo definirei simile, ma voglio dire semplice, ma particolare. Allora, vedrete appunto sulla scatolina il logo della Mulac. E lo conoscerete già in tante, come vedete il packaging è semplicissimo, quindi comunque un packaging dalla colorazione, dalla tonalità di color nero, e quasi appunto sul tappo, non so se riuscite a vedere, appunto tipo è come se fosse ricamato, quindi come se ci fossero dei riportini damascati, molto molto carini. E ovviamente sempre centralmente e anche al centro del rossetto, appunto del packaging, troverete appunto la dicitura Mulac. Allora, questo è la tonalità di rossetto che ho deciso di acquistare, appunto Marilyn, ed è la tonalità di rossetto appunto che indosso adesso. Allora, si può utilizzare sia da solo, io ad esempio al momento non ho, cioè, diciamo sopra non ho utilizzato delle matite, ma ho utilizzato solamente il rossetto, ma potete anche utilizzarlo con una matita da contorno trasparente, come ad esempio potrebbe essere Perfettina, ovvero la biomatita pastello e labbra della Neve Cosmetics, oppure con una matita dallo stesso appunto colore. E considerate che Marilyn ha, diciamo, un sottotono, è un colore tra il rosso fragola, quindi non è il classico rosso, e credo che per la primavera, per l'estate sarà divino, ragazze. Anche se lo valorizzo tantissimo anche d'inverno, lo sto utilizzando veramente quasi tutti i giorni. Può essere utilizzato anche con diciamo, un make-up molto soft, come io, come vedete, ho solamente un pochettino di ombretto nude neutro, ma ho cercato di evidenziare appunto le labbra.
Allora, vi faccio vedere, ho fatto delle prove su strada, appunto, per quanto riguarda Marilyn, e vi faccio vedere il prima e il dopo, ovvero qualche giorno fa, appunto, l'ho scritto su Facebook, ho testato la durata di Mulac, quindi lo elogio sicuramente con i tanti pregi, perché sicuramente è un rossetto da una texture fantastica, colore bellissimo, ma sarà duraturo? Vediamolo nelle prove su strada. Ciao ragazzi, allora iniziamo con il test del rossetto di Marilyn. L'ho applicato proprio in questo istante, precisamente all'1.01 di oggi. E sicuramente lo testerò nuovamente nel corso della giornata, quindi andrò al lavoro, berrò, mangerò qualcosa e vedremo stasera appunto il risultato. Vedremo. Ciao. Ciao ragazze, eccomi rientrata. Infatti, come vedete in queste prove su strada, sto filmando velocemente, appunto per farvi vedere la durata. Allora, ragazze, vi faccio vedere una cosa: sono esattamente le 8, le 20:35, quindi saranno trascorsi più o meno 7 ore e mezzo. E come vedete, il Marilyn, il risultato è fantastico. Guardate, non so se riuscite a vedere il rossetto. Allora, ovviamente rispetto a questa mattina, quindi quando l'ho applicato a Luna, ovviamente era, il pigmento di colore era molto più accentuato, senza ombra di dubbio. Però, ragazze, considerate che non ha sbavato assolutamente e comunque il colore è tuttora qui. Quindi, sicuramente per quanto riguarda la durata, è veramente un rossetto sul serio a lunga tenuta. Considerate che io poc'anzi, cioè prima stamattina, vi dicevo che avrei mangiato qualcosa e invece ho veramente esagerato perché ho mangiato biscotti, ho mangiato cioccolato, ho mangiato anche del pane caldo prima di venire a casa, ho bevuto costantemente e nonostante ciò il risultato è Allora, ragazzi, veramente avete visto, come strabiliante, avete visto ragazze. appunto nei Quindi brevi il mio sketch, voto è tra l'altro assolutamente positivo, però vi ho lascio fatto appunto con il effettuato delle resto della riprese review. proprio in piedi all'ultimo Ciao! momento affinché appunto voi possiate vedere la veridicità anche del video. E come potete vedere, il rossetto ha veramente una lunghissima durata. Giustamente c'è da dire una cosa: considerate che io appunto in queste prove, come vi dicevo nel video, l'ho testato in maniera molto strong perché ho mangiato, ho bevuto, insomma, sono stata all'incirca quasi, non proprio, ma 8 ore veramente con il rossetto indosso. Giustamente, man mano passano le ore, ovviamente, come dicevo, il pigmento di colore andava sempre a schiarirsi, però posso assicurarvi che rispetto a tutti gli altri rossetti, rispetto a tantissime altre formulazioni, questa è la formulazione che più mi piace, anche perché tra l'altro, ragazzi, il risultato è proprio matte, è veramente bellissimo. Quindi, in particolare, appunto, Mulac, per chi fosse interessata, i rossetti, appunto, i Walking Lipstick, perché effettivamente si chiamano Walking Lipstick, hanno un costo di 11,90 euro e ci sono diverse, giustamente, sfaccettature, perché hanno, diciamo, una satinatura matte, hanno una consistenza un po' più lucida, però quasi tutti i rossetti sono matte, hanno un effetto matte. Allora, il mio voto per questa review è assolutamente positivo, è un rossetto che adoro, tra l'altro l'ho fatto provare anche a molte mie amiche e lo continuerò a farlo provare alle mie amiche perché è un prodotto valido e voglio condividere con voi, con loro appunto questa mia passione e anche loro, comunque chi lo ha provato effettivamente concorda pienamente con i miei pareri. Per cui, ragazze, se volete provatelo, io sicuramente comunque prossimamente farò un altro video dedicato sempre a Mulac, però parlerò di altri prodotti e presto, spero molto presto, di poter acquistare qualche altra tonalità. Con questo, ragazzi, è tutto. Spero che questo video, un po' prove su strada e qualche consiglio, insomma, di questo rossetto vi siano in qualche modo piaciuti. Vi mando un grosso bacio, in particolare oggi, tra l'altro, è il compleanno della mia bellissima zietta, quindi tra l'altro vi bacio tutte, ma in particolare un bacio grandissimo a lei. Ciao ragazze!